Ciao ragazzi, bentornati in questo video tutto tech. Continua il filone del Panamalar. Cioè, veramente, gli abbiamo dedicato anche una sigla. No, porca. Se fossi in Panamalar, manderei qualcosa. Cioè, a prescindere. Panamalar! Anche delle fee, qualcosa, un fisso, ci dovrebbe riconoscere qualcosa. Cioè, è veramente un prodotto bellissimo, eccezionale. Assolutamente. Però un aiuto economico. E sì, che noi l'abbiamo scoperto perché ci avevano inviato, mi sembra, 3-4 esatto, anni fa, il prodotto. Porte e questo qui, esatto. E noi avevamo detto, boh, eravamo un po' scettici, c'era di moda, spopolava Broadlink, invece noi siamo andati controcorrente e abbiamo provato questo, gli abbiamo dato una possibilità e effettivamente ha funzionato. In questo video andremo a vedere il collegamento tra Panamalar e SkyQ. Non perdiamo tempo, l'app è sempre quella di Smart Life e spostiamoci di là. Ragazzi, parto io spiegandovi una cosa che c'è da fare assolutamente prima di cominciare tutta la procedura. Prendete il telecomando di SkyQ, tenete premuti i tasti 4 e 6 e serve per poter passare la modalità Bluetooth a infrarossi, perché questo telecomando ha delle funzioni speciali e funziona col Bluetooth. Una volta che avete fatto tutta la procedura, l'avete configurato, premendo 1 e 3 tornerete alla modalità Bluetooth. Noi per adesso premiamo e teniamo premuto il 4 e il 6, lampeggia di rosso, è passato nella modalità infrarossi e adesso lascio la parola a Marco che ci spiegherà come configurare SkyQ con Panamalar. E rieccoci sull'app Smart Life. Allora andiamo a selezionare IR intelligente, tasto più, set top box o STB. Facciamo sempre un quick match, che è la strada sempre più veloce, si spera che vada a buon fine. Cerchiamo Sky all'interno dell'elenco e selezioniamo questo con solo la scritta Sky. Andiamo a fare la prova del pulsante di accensione e spegnimento. E si è acceso, questa altra grossa novità, perché l'altra volta si era avuta qualche difficoltà in più, quindi gli possiamo già dire Can Control. Ci dice di fare la prova con altri tasti, quindi proviamo il tasto 0 e funziona. Can Control. Tentiamo col tasto 1, vediamo. E non lo prende, quindi gli diciamo another one. Ok, andiamo a fare un match manuale. Quindi clicchiamo. Please try to match with suitcase at last. Allora, andiamo a fare la prova con qualche tasto, quindi il tasto del canale avanti funziona. In questo caso lui ha 37 configurazioni di telecomandi con varie frequenze e ce le sta facendo provare. La prima non andava bene. Vediamo la seconda. Allora, abbiamo provato tutte e 37 le configurazioni, solo la quarta sembrava quella più efficiente, però diciamo che non ci piace ancora. Quindi diciamo another one e a questo punto dobbiamo andare a fare l'insegnamento manuale dei tasti, quindi try manual learn. Ci dice di metterci col telecomando a 3 cm dal Panamalar. Quindi Mickey si metterà lì, schiaccerà i tasti. Allora, con l'insegnamento manuale lui ci illumina il tasto che dobbiamo insegnargli, quindi il primo tasto che chiede di provare è TV Power, quindi schiacciamo Learn, schiacciamo sul telecomando fisico il tasto Learn in Sussed, come avete potuto vedere, ed è a posto, quindi diciamo ok, next, canale meno. Finita anche la configurazione per quanto riguarda il dispositivo SkyQ, come avete visto le procedure sono abbastanza semplici. Per quanto riguarda la soundbar, Marco? Allora, qui esatto, c'è da specificare che Mickey è un sistema un po' particolare per sentire la televisione. Con i tasti normali non si alza e si abbassa il volume del telecomando della tele. Con quelli di Sky sì, ma va accesa una soundbar. Quindi c'è tutto questo ingrocchio, che comunque però alla fine della fiera abbiamo risolto andando a fare il tasto più, selezionando audio. Potete selezionare poi un qualsiasi marchio perché andrete a fare un insegnamento manuale dei tasti. A Michele bastava semplicemente insegnare di accenderla e spegnerla, semplicemente questo. Quindi ne abbiamo scelto uno a caso di marchio,
gli abbiamo insegnato manualmente, come avete visto, con la stessa identica procedura del resto, ad usare il tasto di accensione. L'unica cosa che cambia è all'inizio che invece di selezionare TV o set top box dovete selezionare un nuovo dispositivo e inserite audio, semplicemente esatto. Questo. Tutto il casino è perché io ho un telecomando per accendere la soundbar e poi con il telecomando di Sky vado a remotare sia Sky sia il televisore in parte. Quindi abbiamo suddiviso queste cose e abbiamo risolto il problema. Ricordatevi adesso di premere in maniera continuativa l'1 e il 3 sul telecomando di Sky, dopodiché si attiverà sul menu di Sky una procedura da eseguire, voi semplicemente la seguite. Quindi, visto questo accorgimento della soundbar, pensiamo che fare un altro video dedicato apposta alla soundbar sia un sarebbe po' superfluo. Inutile, certo. Perché... cioè, tanta gente ce l'avrà sicuramente, ma le funzioni sono limitate. Comunque, se avete una soundbar che ha 1000 funzioni, semplicemente selezionate audio e poi magari trovate anche proprio il vostro marchio e lì è velocissimo la questione. Se non lo trovate, ne trovate uno a caso e poi insegnate i tasti. Esatto. Vi lasciamo qui sotto il link in descrizione del prodotto Panama LAR. Io direi che per questo video è tutto. Ci vediamo al prossimo. Ciao! Ciao!